Amici di Radio Laser e di Laser TV, come sempre le nostre interviste continuano per scoprire il territorio, soprattutto quello della nostra regione. Ma questa sera ci siamo spostati a Novasiri Marina, al villaggio Giardini d'Oriente, dove è stato organizzato un incontro che parla appunto di turismo, ma soprattutto l'accessibilità e le infrastrutture che riguardano appunto la costa, e quindi quelle che sono state poi le richieste, le proposte da parte di operatori turistici e istituzioni, sindaci e quant'altro, organizzato da Rete Turismo Italia, e qui con noi il presidente, l'ingegnere Antonello De Santis. Il motivo di questo incontro, perché è stato organizzato, come dicevamo nelle scorse interviste, anche per vedere uno sviluppo turistico e un movimento turistico anche d'inverno. Questo è un altro discorso. Il primo discorso è che abbiamo inaugurato una nuova stagione in cui c'è un'intesa forte tra gli operatori privati e le amministrazioni pubbliche, e nonché la regione Basilicata, perché abbiamo avuto un incontro stasera con l'assessore Benedetto, la settimana scorsa abbiamo avuto con l'assessore all'ambiente, per creare strategie comuni che ci vedono vincenti. C'è questo clima nuovo, questa nuova stagione che le parti condividono insieme processi. Oggi forse è necessario poi condividere questi progetti con le comunità, però è il passo successivo. Noi stiamo lavorando perché qualsiasi barriera venga a cessare e ci sia i rapporti corretti con i protagonisti sul territorio. Stasera c'erano tutte le amministrazioni della fascia ionica, hanno partecipato tutti e tutti hanno dato il loro contributo. È un contributo che è stato condiviso, e quindi l'assessore alla regione regionale ne ha preso atto, anche in considerazione del fatto che su molti problemi l'iniziativa dell'assessore era già in corso ed andava nella direzione da noi auspicata. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di progetto tra istituzione, operatori e strutture, quindi chiaramente proposte in questo caso alla Regione Basilicata con la presenza dell'assessore. E che cosa si farà nell'immediato e quali sono le cose più urgenti da fare? Beh, c'è l'argomento della fragilità della costa, della fragilità del territorio, l'erosione. Che è un'erosione dovuta soprattutto agli interventi che sono stati realizzati negli anni precedenti con la realizzazione delle dighe, per cui l'acqua non porta più inerte al mare e per cui c'è questa lento ma preoccupante erosione. E c'è anche un discorso di qualità delle acque che per noi è indispensabile. Quindi sono temi su cui l'assessore già si sta muovendo, sia l'assessore alle infrastrutture sia l'assessore all'ambiente, è attenzionato. C'è la preoccupazione giustamente delle amministrazioni comunali, ma c'è la grande preoccupazione nostra, perché noi vendiamo il territorio e con il territorio soprattutto il mare. Per cui per noi il primo punto all'ordine del giorno che innanzitutto le acque siano pulite. Le acque siano pulite, siano tali da essere gradite dagli ospiti. Bene, che cosa si prevede nel futuro? Altri incontri, consultazioni, ma soprattutto da parte della Regione una risposta a queste prime vostre richieste? Questa dell'erosione, che cosa si potrà fare per evitare appunto l'erosione? Ma questo è un tema complesso, in cui meritevole di attenzione da parte di tecnici, di competenti, di professionisti competenti e monitoraggio continuo del territorio. L'interessante è che c'è la volontà di attivare in tempi brevi un tavolo operativo che abbia poi delle conseguenze sul piano delle realizzazioni. Quello che ci preoccupa a noi sono i tempi lunghi. Oggi ci troviamo di fronte a una fase in cui la nuova amministrazione regionale è intenzionata a dare risposte in tempi brevi, e abbiamo anche la fortuna di avere le risorse finanziarie disponibili, perché è un momento fortunato per la regione, per il sud, per le
disponibilità economiche che ci sono. Quindi, come diceva l'assessore nel suo intervento a San Costantino Albanese, quando la politica vuole, insomma, si fa molto in fretta e soprattutto in tempi che possano, diciamo, non essere biblici, vista la nuova stagione poi che arriverà, quella del 2017, ma questo è per il futuro, soprattutto della costa, parlando sempre di erosione, credo che vadano fatti gli interventi definitivi. Assolutamente, perché il territorio è molto fragile, il territorio è un territorio alluvionale, per cui ha tutte le caratteristiche di un territorio fragile in cui possono essere allagamenti, cioè, oltre all'erosione ci possono essere processi di salinizzazione, ci possono essere anche processi di desertificazione. Noi abbiamo avuto la siccità dal 1985 al 1993 che creò il crollo del settore agricolo. I dati della Banca d'Italia testimoniano che in quel periodo il debito del settore agricolo nei confronti delle banche salì a 730 miliardi e questo ebbe delle conseguenze su tutti gli altri settori, certo. E nessuno ci ha mai pagato per questo danno che abbiamo avuto, neanche tantomeno ci è stato dato un riconoscimento morale. Quindi sul clima non si scherza, né sul clima si scherza né tantomeno sul territorio si può devastarlo come a proprio piacimento. Bene, allora in attesa di ricevere risposte immediate appunto e per poterle comunicare a tutti voi, cari amici, per il momento è tutto da Nova Siri, ringrazio l'ingegnere De Santis. Volevo darti mi avevi chiesto cosa fare per quanto riguarda il turismo invernale. Ecco, anche quello. Sì, noi stiamo mettendo in campo progetti interessantissimi, anche fortemente innovativi, non solo per quanto riguarda, stiamo attivando il turismo sportivo, stiamo attivando il turismo dell'accessibilità per quanto riguarda il disagio, le persone che hanno disagi fisici eccetera, ma stiamo portando avanti anche altre tematiche, per esempio il turismo interreligioso e interculturale. Stiamo facendo un accordo con la CEI, che è lo strumento del Vaticano in questo settore, col mondo, con la comunità ebraica a livello nazionale, con la comunità israelitica a livello nazionale, per fare in quest'area, nell'area della Basilicata, la prima area di turismo interreligioso e interculturale. Questa è una novità, insomma. Se questo riusciamo a portarlo a casa c'è un cambiamento totale di quelle che sono le caratteristiche e le prospettive di questa regione. E quindi turismo tutto l'anno? Turismo tutto l'anno. Bene, allora grazie ingegnere e informeremo i nostri ascoltatori su quali saranno appunto le novità nei prossimi giorni, ce lo auguriamo. Grazie da Nova Siri. Grazie a voi.